domenica e bentornati, come sempre, al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti i fan Marvel, a cui non sta particolarmente simpatica la DC, perché in questa settimana, ragazzi, purtroppo dovranno soffrire un pochino in termini di annunci e release. E non solo, è anche il format più amato da tutti coloro che ieri hanno partecipato al quizzone in live, il quizzone nerd che ha visto vincitore Nicolò, che saluto. Ciao Nico e complimenti ancora per ieri, siete stati tutti fantastici, avete giocato benissimo, è stata anche una finale al Cardio Palma con veramente una differenza di un secondo, certe volte anche meno nelle risposte, quindi complimenti ancora Nicolò che si è aggiudicato il buono di 50 euro su ilcolossodinerd.com che purtroppo ho dovuto pagare io. Adesso veniamo alle novità della settimana. Ci sono stati un rilascio molto importante, un paio di annunci di cui uno in edizione limitata e uno invece non in edizione limitata, che ci voleva proprio un bel annuncione di quelli pesanti per tutti i fan di DC. Andiamo subito a dare un'occhiata. Ovviamente il rilascio è il tanto atteso Joker dalla The Dark Knight Trilogy. Finalmente, ragazzi, era l'unico, quello che va a chiudere il cerchio, l'ultimo, scusate, del planning di release di Hot Toys, di questo planning che fu annunciato ormai forse 2 o 3 mesi fa, forse anche qualcosina in più di 2 mesi, sicuro. E finalmente va a chiudere il cerchio questo The Joker, tanto atteso, è stato rilasciato in Asia, quindi già sono visibili sul web, sui gruppi, sui social, dappertutto le prime immagini di chi Fortunello lo sta già unboxando, lo sta già mostrando al mondo e sembra non deludere le aspettative. Quello che vedo io è che vado a vedere un pochino i dettagli, ormai piano piano sto imparando a vedere queste cose, è l'attaccatura dei capelli che non mi convince al 100%, la stempiatura che, ahimè, mi trovo anch'io, è un po' più alta quella dell'attore qui sul lato destro, qui Hot Toys non l'ha accolta proprio benissimo. In più manca forse un volto con una risata, un volto sorridente, eccetera, che secondo me sarebbe stata una chicca in più. Però al di là di questo, ragazzi, stiamo parlando di un'ottima doll, la migliore in scala 1 a 6 relativa a questo Joker? Non lo so, ditemi voi che cosa ne pensate. Ovviamente doppia versione con i capelli scolpiti, quindi i capelli in plastica che sono quelli che state vedendo in questo momento. Tra l'altro, ragazzi, una resa secondo me eccellente dei capelli, perché sono scolpiti ma davvero visti da qui sembrano davvero ottimi, perché si tratta di capelli corti comunque con i vari ciuffi, le varie ciocche che sono scolpite a una, quindi bellissima la resa secondo me, ma disponibile anche in versione Artisan, in cui ovviamente ha un'altra resa, così come un altro prezzo. Quindi sarei molto curioso di vederle a confronto. Io purtroppo, per fortuna, mi sono aggiudicato soltanto una versione, quindi quella con i capelli scolpiti, quindi quella senza innesto. E sono curioso, ragazzi, se qualcuno di voi ha già per le mani quella con innesto, fatemi sapere com'è, anche perché è una delle prime, credo, o forse la prima in assoluto, Artisan rilasciata da Hot Toys. Non ricordo adesso in questo momento se già ne è stata rilasciata una prima di questo Joker, forse sì. Ok, quindi questo è il grande rilascio di questa settimana, sono veramente molto contento e spero che mi arrivi il prima possibile. Poi, invece, in termini di annunci abbiamo un'edizione limitata, stavolta tratta dal mondo di Star Wars, un annuncio molto marginale per quanto mi riguarda, tratto dal videogioco Star Wars Jedi Jedi Survivor. Parlo del Purge Trooper Commander, una squadra d'elite che aveva il compito ovviamente di eliminare tutti i Jedi dopo l'Ordine 66. Un'estetica secondo me ottima, molto bello dal punto di vista estetico, figo in generale, non forse proprio necessario all'interno di una collezione, ma se siete dei completisti e soprattutto se avete altre doll tratte da Jedi Survivor, non potete farvela scappare. Leggiamo un paio di dettagli, visto che si tratta di un nuovo annuncio. Si tratta del videogame Masterpiece 67 di 30 cm e 30 punti di snodo, che verrà rilasciato nell'ultimo quarto
l'ultimo trimestre del 2024 e il primo trimestre del 2025. Io credo che ormai verrà rilasciato proprio a momenti. E ha diverse armi, diverse cose molto simili a quanto già visto tante altre volte, ragazzi. Quindi degli accessori molto base, con il classico fucilazzo, la basetta rettangolare classica, un paio di mani intercambiabili, alcune mani intercambiabili, poi lo spallaccio, insomma, niente di che. Veniamo adesso invece alla ciccia. La ciccia, tra l'altro, parlando di ciccia, a proposito di ciccia, ci sono state anche delle polemiche, insomma, delle voci su questo Batman. Parlo ovviamente del Batman di Miller, che in tantissimi stavamo aspettando, un Batman tratto dal fumetto, un Batman tratto da The Dark Knight Rises, che vede appunto un Bruce Wayne, un Batman più invecchiato dopo il suo ritorno, dopo essere uscito di scena per un po' di tempo e soprattutto veramente massiccissimo. Perché vi ho detto che si parla di ciccia? Perché molti hanno criticato questo body di Batman definendolo ciccio, grosso, grasso, ma non è così, ragazzi. Io qui ci vedo tutto tranne che del grasso, ci vedo un Batman veramente massiccio, muscolosissimo, in una piena fase di bulk e in un'età anche abbastanza matura, abbastanza avanzata, e in un tratto da un fumetto che secondo me non ho letto per mia sfortuna e dovrò rimediare ovviamente, ma è una figata perché ci sono sia lui che Superman, che a questo punto mi aspetto, spero che Hot Toys faccia anche lui, e sono veramente, si danno dei chioppi, delle botte da orbi, è veramente bellissimo. Quindi questo Batman con questa estetica un po' particolare, con il vestito ovviamente in tessuto, il mantello che non mi sembra essere cablato, almeno da queste immagini, avrà ovviamente le bocche intercambiabili, la parte inferiore del viso, insomma dal naso in giù, cosa che abbiamo visto anche in altre doll più di una volta. Ed è una bella doll, una bellissima doll, secondo i miei gusti, mi piace tanto, penso proprio che la preordinerò, ragazzi, non me la farò sfuggire e quindi non vedo l'ora che esca. Vediamo un po' qualche dettaglio. Parliamo di una release di fra un anno, quarto trimestre, scusate, del 2025, primo trimestre del 2026, Comic Masterpiece 024. Tutto ciò che è tratto dal fumetto, ragazzi, per quanto mi riguarda, è sempre una figata. Di 32 cm di altezza, 30 punti di snodo. Abbiamo, leggiamo qualche specifica in più. Abbiamo 6 paia di guanti intercambiabili, un paio di pugni, un paio di mani atti a fare dei gesti, delle cose. Poi uno per tenere il batarang e una per il fucile. Ovviamente tutto fatto a mano, ci dice Hot Toys, va bene così. Vediamo se. Ah, mi stavo sbagliando, ragazzi, il cape, quindi il mantello, è cablato. Non sembrava dalle immagini, a parte un paio di immagini, ma è cablato, quindi molto molto bene. Quindi abbiamo anche quattro batarang e uno di uno sparacorde e il fucile, ragazzi, quindi molto bella, fatemi sapere voi se la preordinerete, anche se so già la risposta, soprattutto per i fan di DC. Poi ragazzi, la settimana finisce qui, se non che venerdì Hot Toys, a parte guardate sul Facebook di Hot Toys alcune immagini del Joker, ragazzi, che vale la pena farvi vedere, è una figata, veramente. Con queste foto, con queste luci, la resa è incredibile, mi dà sempre fastidio un pochino quella stempiatura, non proprio azzeccatissima, però raga, parliamo sempre di pignoleria, ecco. Un'altra cosa che salta all'occhio è la notizia, come sospettavamo, come sospettavo, come vi avevo detto anche in un'altra occasione, mi pare forse un paio di settimane fa, Hot Toys ha preso la licenza di Arcane. Finalmente, tutti in Asia soprattutto la volevano, per quanti di voi non conoscano Arcane, ragazzi, rimediate subito perché è una gran bella serie TV e tra l'altro oggi che sto registrando, che è il 9, è uscita, praticamente sono usciti, dovrebbero essere usciti i primi 3 episodi della seconda stagione, dovrebbe essere su Netflix, quindi date un'occhiata alla prima stagione, magari recuperatela e guardate anche la seconda perché è una figata. E quindi ecco qui che vediamo, anche se di spalle, una anteprima delle prossime doll dedicate proprio ad Arcane, che io aspettavo tanto, che in tanti aspettavano, e qui vediamo Jinx di spalle. Sono
Sono molto curioso di sapere come sarà questa doll. Spero che questa immagine tease sia il preannuncio di un effettivo annuncio che spero arrivi il prima possibile. Sono molto curioso di vedere sia il viso, sia il body, che sembra essere senza soluzione di continuità, quindi molto bene, con questi tatuaggi. E la Gatling, anche questa è una cosa molto interessante, qui in questa immagine mettono qualche fumo qua e là proprio per andare un po' a nasconderla, ma sono molto curioso di vedere come sarà la rese finale di Jinx. Se conoscete il personaggio sapete a che cosa mi riferisco e voglio vedere anche le armi come saranno fatte. Armi molto particolari, quelle di Jinx e non solo, proprio dei personaggi di Arcane. E dopo Jinx spero venga presto annunciata anche una V e tanti altri personaggi che sono presenti nella serie TV, che sono veramente fighissimi. Poi raga, andiamo come sempre su ilcolossodinerd.com per la conclusione del video, per vedere gli ultimi arrivi sul sito. Avevamo visto il T1000 con un prezzo ottimo, 349€, preordini di Shoto Todoroki di tratto da My Hero Academia per SH Figuarts, la nuovissima SH Figuarts di King tratta da Tekken 8, altro prezzo esagerato. Sempre per rimanere in SH Figuarts, questo Venom meraviglioso tratto dall'ultimo film, quindi da The Last Dance, Figuarts Zero di Luffy, poi varie figure a tema Ken Shiro, la nuova Enter Bay dedicata ai personaggi dell'NBA, che Enter Bay ne sta facendo un botto, proprio uno dopo l'altro. E poi i nuovi 3-0 di Transformers, abbiamo Optimus Prime da Bumblebee e poi da Age of Extinction, la DLX Lockdown. Io raga sinceramente non li conosco, quindi perdonatemi. Poi tanta altra roba e finalmente è stato fatto un pinguino, manca solo Hot Toys, speriamo che lo faccia finalmente anche Hot Toys, che si decida, un pinguino fatto da in scala 1 a 9 raga, molto bello anche questo, se volete un pinguino in collezione anche se è in scala 1 a 9 vi invito a dargli un'occhiata perché sembra davvero ben realizzato. Buona raga, quindi che dire, per questa settimana è tutto. Vi invito come sempre a farmi sapere che cosa pensate di questi annunci, che cosa avete preordinato, quindi che cosa state aspettando, in modo particolare quindi Joker, e cosa pensate anche del Batman, quel ammasso di manzo che è il nuovo annuncio di Batman. Io personalmente penso che lo prenderò, penso che in collezione sia una gran figata. Mancava qualcosa a tema DC dedicata al fumetto, quindi mi auguro fortemente che faranno altri personaggi sempre per DC tratti dal fumetto e non solo. Molto belle le cose tratte dal fumetto per quanto mi riguarda. Quindi raga, fatemi sapere, ditemi magari se c'è qualcos'altro che ho mancato tra gli annunci. E detto questo, non mi resta che augurarvi di nuovo buona domenica, ci vediamo con i soliti appuntamenti del canale, ormai sta uscendo un video quasi ogni giorno, quindi ci vedremo molto spesso. Cercherò, mi è arrivato Wolverine, quindi cercherò di portarlo sul canale nel più breve tempo possibile, ci vorrà un po' di lavoro dietro, ma cercherò di farlo il prima possibile. E poi arriverà tanta roba, raga, sia in termini di action figures e action doll, sia per quanto riguarda altre collezioni di carte, figurine e quant'altro. Date un'occhiata al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, mettete mi piace al video e ci vediamo come sempre a un prossimo contenuto. Ciao raga, buona domenica!